Due giorni da protagonista sulla scena del canottaggio nazionale per il lago Monte Cotugno, dove il 17 e 18 maggio scorsi si è tenuta la gara nazionale di allievi B1, C1 e cadetti. Un evento sportivo che si ripete a distanza di 20 anni, da quando nel 94 il campo di regata dell'Invaso di Senise ospitò per la prima volta una gara di livello nazionale. Anche questa edizione ha fatto registrare numeri interessanti, come ci spiega il presidente della Canottieri Lucani, Michele Arenella. La competizione si è prevista in due giornate, hanno iniziato ieri pomeriggio e oggi continuerà fino alle 18, è partita stamattina alle 8. Gli atleti in gara sono 340 e l'aspetto più entusiasmante è vedere questi ragazzi da 10 a 14 anni che si cimentano in questo agonismo che è così bello, soprattutto in questo spettacolo di lago che non abbiamo mai avuto così. Campo spettacolare e tanti giovanissimi atleti per il meeting sportivo di canottaggio 2014, che ha messo alla prova anche la macchina organizzativa e la capacità ricettiva del territorio, giudicata dagli interessati tutto sommato soddisfacente. Bilancio positivo dunque, secondo il presidente del Comitato Puglia e Basilicata, Nicola Sgobba. Allora, un bilancio della manifestazione, il bilancio per essere un meeting nazionale che oggi si svolge in contemporanea in due posti diversi. Uno giù da noi qui a Senise, dico giù perché si intende l'Italia centro-sud, e l'altro è a Varese per quanto riguarda l'Italia centro-nord. Sicuramente per noi è positivo perché comunque tutte le società del sud, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, sono venuti tutti qui a Senise e nessuno ha partecipato, cioè nessuno ha disdettato la propria rappresentativa per andare a gareggiare su al nord, e questo sicuramente è un bilancio positivo. Per cui anche il numero dei partecipanti non è un numero basso, i 200 atleti che ci sono qui oggi, visto che si parla solo di categorie allievi e cadetti, e potrebbe sembrare basso se lo confrontiamo con gli 800 atleti di Varese. Ma tenete conto che le società giù da noi sono sicuramente di meno come numero di società, quindi in proporzioni abbiamo una buona resa di quello che è stato il meeting nazionale. Da parte della federazione l'interessamento è quello di portare, ovviamente in sintonia e in accordi con il comune di Senise, con l'ente parco, con la regione Basilicata e col CONI della Basilicata, di cercare di portare più in alto il discorso del campo di Senise e renderlo un campo nazionale a tutti gli effetti, in modo tale da distribuire le forze, perché ora tutti i nostri campi nazionali sono tutti al nord, ma non per una questione di cattiveria o altro, ma perché sono campi ormai già consolidati. Quindi avere un campo giù da noi in una situazione ideale, che le immagini, ritengo che qualche ripresa l'avete fatta, quindi le immagini parlano da sole, le condizioni sono le migliori, il lago si presta perfettamente a quella che è la nostra organizzazione, abbiamo possibilità in base al livello dell'acqua che è dovuta al discorso della diga, dell'irrigazione e quant'altro, di poter comunque orientare il campo in modo da avere sempre i 2000 metri. E quindi avere la garanzia, perché le nostre gare sono su un percorso massimo di 2000, e quindi avere sempre la garanzia di poter sicuramente effettuare un percorso da 2000 metri. Ed è uno, anzi ritengo che sia da Napoli in giù, l'unico campo in grado di poter dare questo tipo di prestazioni. Tanti concorrono nella probabile assegnazione di gare e quindi possiamo averne una all'anno. E con l'indotto che abbiamo noi, chiaramente anche l'interesse federale valuta un attimino quelle che possono essere le situazioni diverse, esatto, le strutture ricettive e quant'altro. Anche se ritengo che qui la struttura ricettiva oggi ha risposto molto bene. Il futuro del canottaggio a Senise non è scontato. Il lavoro da fare è ancora molto, ma le possibilità di portare il campo di regata di Monte Cotugno a diventare punto di riferimento per le gare nazionali al sud Italia ci sono tutte. Allora, Sindaco, si sta concludendo la seconda giornata di queste gare di canottaggio. Un bilancio sia a livello sportivo che a livello proprio logistico di organizzazione. Beh, credo che dopo le prove generali dell'anno scorso, insomma, che sono serviti proprio per fare un'esperienza, credo che
anche da quanto ho potuto ascoltare dai giudici di gara, credo che dal punto di vista tecnico è andato tutto bene, il lago si presta per questo tipo di attività. La cosa che più mi è piaciuta è che parliamo di uno sport che in questo caso per allievi cadetti, quindi tutti i ragazzi, è stata anche in un momento di crisi anche un modo per soprattutto gli operatori della recettività e dal punto di vista ristorativo di avere un'opportunità. Noi abbiamo avuto una presenza per 3 giorni da venerdì di circa di più di 300 persone, insomma questo non può altro che far bene al nostro territorio e ai nostri operatori. L'obiettivo secondo me deve essere quello di creare anche se possibile all'interno degli appuntamenti della Federazione Nazionale anche un appuntamento legato proprio su Senise, si potrebbe anche inventare un trofeo, un premio che possa raccogliere almeno le regioni che vanno dal Lazio fino alla Sicilia. L'ultima cosa, Sindaco, si sente in dovere di ringraziare qualcuno in particolare per tutta questa organizzazione di questi 2 giorni? Sì, io voglio ringraziare l'Associazione dei Galtieri Lucani, chi all'interno della macchina comunale si è adoperato anche per organizzare questo campo. Ringrazio gli enti che ci hanno sostenuti, quindi la Regione, ringrazio il Parco Nazionale del Pollino, l'APT che su questa iniziativa ci crede. Io credo che insieme ai lavori che stiamo realizzando del macroattrattore noi dobbiamo spingere affinché altre azioni complementari si devono fare sul lago. Noi come amministrazione comunale abbiamo presentato una scheda con un progetto quasi definitivo su altre azioni che dovrebbero essere finanziate per valorizzare il macroattrattore, che in questo momento i lavori si stanno eseguendo. Io spero, sono fiducioso che a maggio dell'anno prossimo, quindi a distanza proprio di un anno, in concomitanza di una nuova gara nazionale, ci può essere anche il primo spettacolo che si farà sul macroattrattore di Senise. L'appuntamento dunque è per la prossima edizione, nella quale speriamo di vedere protagonisti anche i giovani atleti della Canottieri Lucani.